Proprio oggi in Commissione Esteri noi abbiamo votato per aumentare di 20 milioni di euro le risorse per la cooperazione del prossimo anno. Era una proposta mia a cui hanno aderito tutti i gruppi parlamentari, peccato che la Lega non fosse in Commissione. Quindi davvero, se fosse possibile, siccome poi diciamo, oggi l'abbiamo La discusso in Commissione cooperazione, Esteri, guarda, è una mangiatoia. però non si può dire che per delle cose come Ebola si aumentano, se, Per diciamo. darli a quei medici, non Certo, alle ONLUS che poi gestiscono se stessi a Roma e però mandano una cartolina in Africa. io prima ho sentito che c'era la disponibilità della Lega, come dice lei, di aiutarli a casa loro. Certo. Oggi noi abbiamo votato una cosa del genere, la Lega non era presente, Ancora. siccome l'iter parlamentare è lungo, ci farebbe piacere che insomma Vabbè. diventi una cosa Potete comune, recuperare, sostenere ecco, questo è medici tutto. come Se sono soldi che Girontalla. vanno in Africa, sì, se sono soldi che si fermano alle associazioni Io qua, no. poi volevo rispondere una cosa sui dati che sono stati dati anche da Gino Strada, dalla dottoressa Gismondo. Secondo me non è che si deve spendere solo lì o in Italia e che le risorse che noi stiamo mettendo in Italia sono delle risorse buttate, mentre le risorse Molte che sprecate, molte si possono sprecate. fare tutti e due. Quello che ha fatto il governo italiano è stato ad agosto di dare 1.700.000 euro, a settembre altri 5 milioni di euro. E il 16 di ottobre il Presidente del Consiglio, in una conference call su Ebola convocata dal Presidente Obama, ha detto che daremo altri 50 milioni di euro. Io vorrei dire una cosa. Non mi piace sentire quando i politici raccontano la storia del mago o la favola del lupo. Allora, dei fondi dati alla cooperazione sono 1.700.000 euro. Di questi assegnati alle ONG sono 800.000 euro, da dividersi in 4 per 4 ONG per progetti di pari importo, massimo 200.000 euro ciascuno, 800 diviso 4, semplice. Emergency non ha preso un euro semplicemente perché non ha partecipato a quel bando, perché fino a quando i bandi saranno fatti in base alla logica delle parrocchie, noi vogliamo continuare a non averci niente a che vedere e quindi non stiamo facendo niente in Sierra Leone con l'aiuto, tantomeno con i soldi, del governo italiano. Che sia chiaro, poi se il governo italiano, qualche suo rappresentante si considera un'eccellenza, va bene, ci tengono la loro opinione, meglio così che il contrario, però niente favole del mago. La nostra operazione in questo momento, grazie a Dio, è finanziata dalla cooperazione inglese per qualcosa che non sono gli 800.000 euro messi a disposizione da spartire tra Cicci, Bobobi, Bibubu. Ci hanno già buttato dentro nell'idea del nostro ospedale per curare l'Ebola più di 4 milioni di euro e ce ne butteranno dentro altri, cooperazione inglese, che non fanno tante chiacchiere. E poi una seconda cosa vorrei ripetere, io continuo a parlare di personale, dov'è il personale italiano? I medici hanno, gli inglesi, scusate, hanno 1.000 persone tra medici e infermieri pronti a partire per la Sierra Leone e noi impiegheremo medici e infermieri inglesi e medici e infermieri cubani e medici e infermieri italiani che abbiamo reclutato noi come Emergency, non che ci ha messo a disposizione il governo italiano. Abbiamo 20 persone che Bisogna. aspettano un'aspettativa da Gentile è un mese così, per poter non venire a bisogna darci una andare mano. troppo a scovoliare. Voglio far sentire una Sì, cosa, ma perché neanche sennò poi raccontare dopo. palle però. No,